oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Oggi io mi sento proprio bene. E forse sono finite le mie pene. Soffrire sempre non conviene. Sono buono, sono buono. Forse mi volevi più cattivo, più deciso, più aggressivo. Ma oggi ho trovato il giusto tono, mamma. Sono buono, sono buono. Mi piacciono le bibite e i gelati. Mi piacciono le bibite ghiacciate. Faccio tutti i dolci alla panna, perché mi ha fatti la mia mamma. I dolci per me sono un grande dono, perché sono buono, sono buono. Mangio dei biscotti al cioccolato, ma nonostante che mio babbo sia malato, io spero di ottenere il suo perdono, perché sono buono, troppo buono. Tutti sul lungomare di Roma. Buonasera, bentornati a Fonies Risonanze. Siamo qui all'Alpheus con un fantastico gruppo che ci accompagna con il suo cocktail di ironia, follie e sarcastiche canzoni dagli anni 70, gli Schiantos. Buonasera, noi siamo il fantastico gruppo e avrei subito una domanda per la bellissima intervistatrice. In quanti le hanno detto che ha degli occhi straordinari? 10, più di 10, meno di 50? Prego. Ma non tantissime persone, dai, diciamo che sarebbe una cosa troppo scontata su. Mi suggerisce Dandy almeno un migliaio. E non lo diciamo per galanteria, perché noi siamo notoriamente poco galanti. Noi che usiamo toglierci le caccole dal naso e fare un sacco di nefandezze. Noi che apprezziamo, scusa l'emozione, il sesso e la carnazza. Mi inciampo sempre quando sono emozionato e sono molto emozionato dalla vicinanza. Ma anche i vostri occhi spaccano, eh? Spaccano, cosa potrebbero spaccare? Lui azzurri, tu verdi. Esatto, no? azzurro verde. Cosa possiamo associarli questi colori? Aviazione. Quindi riferimento ad un brano degli Schiantos che è Vortice. Che disperazione, voglio andare in aviazione, e la seconda voce dice ripensaci, perché insomma fare un passo così è abbastanza compromettente. Lei è mai stata in aviazione, signorina? Ma l'intervista dovrei farla io. Le vostre canzoni sono state molto innovative negli anni 70. Assolutamente no. Ma come no? Neghi l'evidenza, non va bene. Adesso come te la cavi? Me la cavo dicendo che avete utilizzato un gergo giovanile, cioè andando un po' a rompere gli schemi delle canzoni cantautorali di quell'epoca, giusto? In effetti noi abbiamo rotto gli schemi. E giusto gli schemi, sì. Rotto le convenzioni, almeno ci piacerebbe passare alla storia senza trascurare un filo di geografia, questo poi la togliamo,
quando si farà il montaggio, perché è pessima, come il gruppo che ha tentato di rompere le convenzioni della noia. Cioè, gli Schiantos sono nati per noia sopraggiunta, per noia impossibile a sostenersi, nel senso che siamo nati nella metà degli anni 70, quando il rock, prima dell'esplosione punk, era abbastanza, e vedo che anche la musica in esterno si è in qualche modo abbassata di volume per sottolineare questa dichiarazione molto importante che sto facendo. Ringrazio il gruppo che si sta esibendo, perché sto per in qualche modo per concentrarmi su una caratteristica degli Schiantos importanti, e cioè noi siamo nati solo per all'inizio perlomeno per tentare di vivere un'esperienza stimolante sul palco. L'idea era molto simile a quella del punk, devo ammetterlo, ma noi allora non sapevamo nulla del punk rock per evidente ignoranza, nel senso che a metà degli anni 70 i rapporti tra... sì, i dischi arrivavano, ma non è che ci fosse poi tutta questa informazione sulle avanguardie d'oltre maniche, d'oltre oceano, e sull'avanguardia inglese e americana, visto che noi facciamo rock e quella è musica inventata dagli anglosassoni.